investimenti più robusti nella transizione. L'ex ministra di Renzi che decanta il recovery, l'Europa, recovery, tutti i soldi presi a debito che bisogna restituire dall'Europa dell'euro rapina, nella dittatura dell'euro rapina, di cui Draghi è il rappresentante. E sono tutti d'accordo, diminuire i parlamentari per rifare la dittatura. Ecco tutta la retorica, diritto, connessione, pirlate che sparano per coprire la svolta autoritaria che anche la ministra, ex ministra di Renzi ha tentato nel 2016, c'è stato un no al referendum, ma il referendum devono rifarlo per il ricorso al TAR del Lazio, per impedire la svolta autoritaria, la diminuzione dei parlamentari e il nuovo fascismo. Ecco l'amministrazione. Sì, tutte retorica, tutte frasi fatte che non hanno nessuna aderenza alla realtà dei fatti, che è la svolta autoritaria e il nuovo fascismo, Draghi, euro rapina, diminuzione dei parlamentari, più tasse, meno spesa pubblica, come ha già indicato la Commissione europea, per restituire i soldi del recovery plan, dei prestiti che la troica delle banche europee private che governano l'euro, il governo forte dell'euro lapina e della truffa di Stato. Oggi noi lo abbiamo, è che unità nazionale, unità programma P2, nuova P2, Licio Gelli, una vergogna di cui anche questa ex ministra di Renzi è l'esponente. Mandiamo a casa, votiamo no al prossimo referendum che sarà deciso al TAR del Lazio per impedire un nuovo fascismo.